Le notizie 60 secondi, intervento dei vigili del fuoco ieri sera per un grosso nido dei calabroni realizzato sul muro perimetrale del municipio. Alle 20 gli uomini del soccorso hanno provveduto a sgombrare la zona distruggendo il nido. Il deputato Francesco Borelli si è recato alla spiaggia libera di Città Rafforio per contestare che le docce pubbliche debbano essere pagate un euro. Durante l'incontro ha avuto modo di conoscere anche Black, che all'età di 70 anni continua a vigilare e a salvare vite umane in difficoltà a mare. Critico sulla gestione delle spiagge libere a Forio anche il consigliere comunale Mimmo Loffredo, presente nel sopralluogo dell'onorevole Borrelli a Citara. Ai nostri microfoni Loffredo ha definito obbrobriose le scelte dell'amministrazione comunale. È venuto a mancare nella giornata di ieri Gianni Mattera, sportivo vero ed ex dirigente del comune di Ischia. I funerali si terranno nella giornata di oggi. Gianni Mattera è stato uno sportivo vero e un professionista serio come dirigente del comune di Ischia. Ischia perde una persona disponibile e per bene, il ricordo del direttore di Ischia Enrico Buono. Sarà Francesco Morelli il nuovo protagonista della puntata di questa settimana di Linea di Confine, personaggi e storie, la trasmissione di Ischia curata da Anna La Monaca, in onda oggi alle 19. Prossimo appuntamento questa sera alle 20.